Bene, vediamo oggi la correzione della verifica sui radicali. Io ho già copiato gli esercizi. Il primo chiedeva di determinare il campo di esistenza di due espressioni con radicali. Nella prima espressione, nel primo esercizio, c'era un unico radicale e sotto il radicale c'era una frazione algebrica. Ok, quindi il campo di esistenza di radice quadrata di x più 5 fratto x meno 4, avendo un unico radicando ed essendo il radicando di indice pari, la radice è quadrata, quindi come se ci fosse un 2, il radicale è calcolabile se e solo se il radicando, cioè x più 5 fratto x meno 4, è maggiore o uguale a 0. Quindi si tratta di risolvere una disequazione fratta, che a suo tempo abbiamo visto abbondantemente. Quindi andiamo a discutere del segno del numeratore e del denominatore. Il numeratore, x più 5, è maggiore o uguale a 0 se x è maggiore o uguale a meno 5. Il denominatore, x meno 4, è maggiore di 0 se x è maggiore di 4. Facciamo la ormai nota tabella. Per confrontare i segni, quest'asse rappresenta il valore della x, riportiamo qui due valori notevoli, meno 5 e 4, e riportiamo i segni appena determinati. Il numeratore, cioè x più 5, è positivo a destra di meno 5, negativo a sinistra e si annulla in 5. Il denominatore, x meno 4, è positivo a destra di 4, negativo a sinistra e si annulla in 4. Punto vietato perché annulla un denominatore, ripeto. Quindi a sinistra di meno 5 o meno per me diviso meno che fa più? Di meno 5 la frazione è nulla, tra meno 5 e 4 più diviso meno fa meno, in 4 la frazione non esiste perché il denominatore è nullo, a destra di 4 è positiva. Quindi la richiesta è che la frazione abbia un segno positivo o nullo è soddisfatta a sinistra di meno 5 e a destra di 4, con meno 5 incluso e 4 no. Quindi il campo di esistenza del nostro radicale è formato da tutti i valori minori o uguali a meno 5 oppure maggiori di 4. Ok? Tutto chiaro? Vediamo il successivo, l'esercizio numero 2. Stessa richiesta, ma prego. Ma quindi quando abbiamo una frazione sotto radice non si usa il sistema, si usa. No, perché il radicando è uno solo. Quindi quando quel radicando è positivo o nullo, il radicale esiste sempre che l'indice sia pari, perché se è dispari è sufficiente che esista la frazione. Se qui per dire avessimo avuto radice cubica di x più 5 fratto x meno 4, il campo di esistenza sarebbe stato dato dall'insieme di tutte le x tranne 4, perché 4 rende incalcolabile la frazione, che però poteva essere sia positiva che negativa. Un radicale di indice dispari non ha problemi di segno. Ok? Diverso invece, fatemelo ricopiare, il caso del secondo campo di esistenza. Lo copio qua sotto. In questo caso abbiamo un'espressione che contiene, che contiene più radicali. Lo ricopiare, ripeto di nuovo. Vabbè, non so perché ha copiato tutto, pazienza. In questo caso, ripeto, abbiamo 1, 2, 3 radici. Ok, però la terza radice è di indice dispari e non ha frazioni, quindi questa radice esiste qualunque sia x reale, 0 compreso. Invece le altre due radici sono di indice pari, 2 e 4.
Per cui affinché esista la prima radice è necessario che x meno 3, cioè radicando, sia maggiore o uguale a 0. Affinché, questo è relativo alla prima radice, affinché esista la seconda radice è necessario che radicando, che è 4 meno x, sia maggiore di 0, senza l'uguale, perché questa radice si trova al denominatore. Qui questo viene da qua. E queste due condizioni devono verificarsi per le stesse x, quindi vanno intersecate, non moltiplicate l'una per l'altra, perché si trovano, sono radicandi in radici diverse, che devono esistere per le stesse x. Non è un unico radicando dove i due fattori x meno 3 per x meno 4 sono moltiplicati o divisi, come nel caso dell'esercizio precedente. Qui devono esistere simultaneamente, quindi devo metterli a sistema. Ok, quindi devo aggiungere una pagina, un attimo solo. Okay. Quindi, ripeto, devo risolvere le due disequazioni e poi intersecarle. Quindi la prima disequazione è risolta semplicemente spostando il 3 a destra. Nella seconda sposto 4 a destra, diventa meno 4, e divido per meno 1, quindi ho x minore di 4. E poi devo intersecare le due soluzioni con una tabella vero o falso, non una tabella di segni. I due valori notevoli in questo caso sono 3 e 4. La prima disequazione è verificata a destra di 3, quindi qui è vera, qui è vera, qui è falsa, 3 incluso. La seconda disequazione è verificata a sinistra di 4, qui è vera, qui è vera, qui è falsa, con 4 escluso. L'unico intervallo in cui sono vere entrambe è questo con 3 incluso e 4 no. Quindi il campo di esistenza è formato da tutti i valori della x compresi tra 3 e 4, con 3 incluso e 4 escluso. Ci sono domande? Includere nel sistema, scusate, anche la condizione del tipo x più 1 maggiore o uguale a 0 è un grave errore di metodo, perché in realtà questa condizione non è assolutamente richiesta, anche se poi farlo non conduce a un risultato diverso da quello che abbiamo appena visto. Perché? Perché il terzo radicale, essendo di indice dispari, non ha limitazioni di segno. Ok? Questo è importante che vi sia molto chiaro. Procediamo. Successivamente c'è la richiesta di semplificare due radicali. Cominciamo col primo, radice quadrata di 16a alla decima, b alla quarta. Qui il 16 conviene scriverlo come potenza. Potenza di 2, questo è 2 alla quarta, a alla decima, b alla quarta. Come potete osservare, gli esponenti sono 4, 10 e ancora 4, ok? Il loro massimo comune divisore è 2, quindi il radicando posso scriverlo come un quadrato. Di cosa? Di 2 alla seconda, o 4 se preferite, a alla quinta, questo numero viene, 2 e 5 vengono dal fatto che per avere 10, per esempio, qui devo fare 5 per 2, oppure se preferite 10 diviso 2 fa 5. Ok? Per, infine, b alla seconda. La radice quadrata col quadrato si semplificano, quindi rimane 2 alla seconda o 4, a alla quinta, b alla seconda.
L'esercizio 4, radice quarta di b alla seconda fratto 9 meno 2 terzi b più 1. Qui, come prima possiamo anche, l'abbiamo già fatto altre volte, possiamo anche dire che questo 2 semplifica la radice, ok? Qui invece non posso farlo, non posso semplificare questo 2 col 4, perché l'esponente 2 riguarda solo il primo monomio, anzi solo il numeratore. Devo vedere se riesco a scrivere tutto il radicando come una potenza. D'altro canto è abbastanza evidente che questo è il quadrato di un binomio. B alla seconda noni è il quadrato di B terzi. 1 è il quadrato di 1. E 2 terzi B è il doppio prodotto tra 1 e B terzi. Quindi questo, il radicando, posso scriverlo come B terzi meno 1 alla seconda. Perché meno 1? Il meno 1 viene dal fatto che il doppio prodotto è segno negativo. Adesso sì, posso semplificare, sempre nell'ipotesi in cui non devo preoccuparmi dei segni dei radicandi, e quindi qui mi rimane la radice quadrata di b terzi meno 1. Volendo si poteva anche mettere, per essere proprio precisi, il valore assoluto. Ok? Se non ci sono domande, passiamo al successivo, che ho messo una pagina vuota, non so perché, poi magari la tolgo. Operazioni con i radicali, prodotto e rapporto. Nel 5 si chiede di fare il prodotto tra due radicali con lo stesso indice di radice. Quindi abbiamo radice quadrata di 8a alla terza diviso b per la radice di a alla sesta diviso 2b. Siccome l'indice di radice è lo stesso, in entrambi i casi ho radice quadrata, posso scrivere questo prodotto come un unico radicale, la radice quadrata del prodotto tra 8a alla terza diviso b per a alla sesta diviso 2b. Qui adesso posso semplificare questo 2 e l'8 che mi dà 4 e uso le proprietà delle potenze per fare i prodotti. E otteniamo 4 al numeratore, 4 per a alla terza per a alla sesta, devo sommare i due esponenti, 6 e 3 fa 9, b per b, b alla seconda. Okay. Ora 2 è 4 è il quadrato di 2, questo posso scriverlo come 2 alla seconda, b alla seconda è già un quadrato di suo, a alla nonna non è un quadrato ma è multiplo di un quadrato, posso scriverlo come a alla ottava per a. Tutto questo coefficiente adesso, questa parte, è formato da quadrati. Posso scriverla come due per a alla quarta, 8 diviso 2 fa 4, diviso b, per di nuovo a. Ora la parte che è un quadrato posso portarla fuori dalla radice, togliendo il quadrato, quindi viene 2 alla quarta su b per la radice di a, perché questo a rimane sotto radice. Questa è una a, anche se non si vede molto bene, fatemi scrivere un po' meglio. Ok? Vediamo l'esercizio successivo, che era
essere il 6, mi pare, giusto? Sì. Radice quarta di a alla seconda meno 4a più 4. Fratto a alla settima diviso la radice quadrata di a alla seconda fratto a meno 2. Ma per prima cosa noto che il radicando della prima radice ha al numeratore un quadrato, a alla seconda più meno 4a più 4 è il quadrato di a meno 2. Quindi lo scrivo come a meno 2 alla seconda diviso alla settima. Qui gli indici di radice sono diversi, qui ho un 4 più un 2. Per poter riunire tutto sotto una stessa radice devo riscrivere la seconda radice come radice quarta. Per cui devo raddoppiare l'indice di radice, quindi raddoppio l'esponente del radicando. Quindi qui la prima radice la copio uguale a quella come era prima, a meno 2 alla seconda diviso a alla settima, diviso, questa diventa una radice quarta, quindi tutto il radicando a alla seconda fratto a meno 2 ha un esponente che è raddoppiato rispetto a prima. Ok? Adesso posso scrivere tutto sotto la stessa radice. L'unica radice lunga, quarta di a meno 2 alla seconda fratto a alla settima diviso a alla seconda. La seconda fa a alla quarta e poi ho a meno 2 alla seconda. Ok? Qui posso invertire la divisione con la moltiplicazione invertendo il numeratore e il denominatore e ottengo radice quarta di a meno 2 alla seconda diviso a alla settima per a meno 2 alla seconda diviso alla quarta. Quindi ho radice quarta di al numeratore a meno 2 alla quarta diviso a alla 7 e 4 che fa 11. Ok? Qui il numeratore a meno 2 alla quarta posso portarlo integralmente fuori dalla radice. Al denominatore a alla 11 posso prenderlo come a alla ottava per a alla terza. Lo riscrivo. Quindi a meno 2 alla quarta fuori dalla radice diventa a meno 2. Alla ottava fuori della radice diventa alla seconda e poi ho radice di 1, anzi radice quarta di 1 su alla terza, oppure fratto radice di alla terza. Ok? Avendo semplificato con radice pari, meglio sarebbe mettere qui il valore assoluto. Però l'esercizio diceva non preoccuparti dei segni, semplifica supponendo che tutto sia positivo. Domande? Settimo esercizio, semplifica le seguenti espressioni. Ok? Allora, abbiamo radice quarta di 25 più radice quadrata di 20 più radice quadrata di 45 più radice di 10 e radice di 40. Allora, scriviamo i radicandi quando è possibile come potenze. Quindi radice quarta di 25, questo è 5 alla seconda. Quindi da qui posso semplificare questo 2 e questo 4. Quindi mi rimane radice quadrata di 5. Poi abbiamo
20 posso scriverlo come radice di 4 per 5, ma 4 è un quadrato. Posso portarlo fuori dalla radice, diventerà 2. Radice di 45 è radice di 3 alla seconda per 5. 3 alla seconda posso portarlo fuori dalla radice, diventa 3. E poi ho radice di 10, non è quadrato né contiene né multiplo di quadrati, quindi lo lascio così com'è. Radice di 40 invece posso scriverlo come 4 per 10. Quindi abbiamo radice quadrata di 5 più 2 volte la radice quadrata di 5 più 3 volte radice quadrata di 5 più radice di 10 più 2 volte la radice di 10. Quindi radice quadrata di 5 più 2 radice quadrata di 5 più 3 radice quadrata di 5 fa 6 volte la radice di 5. Poi radice di 10 più 2 radice di 10 più 3 radice di 10. Ok? Mi preme sottolineare che quando scompongo i fattori porto fuori le parti che sono quadrate. I fattori che non sono quadrati rimangono sotto radice. Ok, questo fatemelo scrivere qua sotto. Radice quadrata di 4 per 5, che abbiamo sfruttato la proprietà che la radice del prodotto è il prodotto delle radici, quindi questo rende radice di 4 per radice di 5, ma radice di 4 è 2. E questo si formalizza dicendo porto il 4 fuori dalla radice e diventa 2. Ok? Stesso esercizio, ma stavolta c'è di mezzo un cubo. Qui vi ricordo, fatemelo scrivere qua sopra, che a meno b alla terza è cubo del primo meno b alla terza meno 3 a alla seconda b più 3 a b alla seconda. Cubo del primo, cubo del secondo e triplo prodotto del quadrato del primo per il secondo, triplo prodotto del quadrato del secondo per il primo. Quindi abbiamo 2 alla seconda che fa 8. Il quadrato di meno radice di 2, del cubo scusate, meno radice di 2 alla terza, ok? Sempre il segno meno, perché l'esponente dispari mantiene il segno. Poi ho radice di 2 per radice di 2 per radice di 2, questi due insieme fanno 2 e viene meno 2 radice di 2. Quindi 8 meno 2 radice di 2. Poi abbiamo 3 volte il quadrato del primo che è 4, quindi 3 per 4 12 per il secondo, quindi viene meno 12 volte radice di 2. Poi 3 volte il primo per il quadrato del secondo, 3 per 2 6, per il quadrato di meno radice di 2 che fa 2, 6 per 2 12, quindi più 12, diviso, cos'era, meno 2, più, qui ho radice di 14 meno 2 per radice 14 più 2, è un prodotto notevole, somma per differenza. Quindi viene radice di 14 alla seconda quadrato del primo meno quadrato del secondo. Quindi 14 meno 4. Poi 18 posso scriverlo come 9 per 2. Il 9 andrà fuori, diventa 3, quindi viene 3 radice di 2. E poi infine meno 50 e 2 per 25. Il 25 è un quadrato. Quindi 5 alla seconda per 2. Ditemi se è tutto chiaro fin qui. Allora, nella prima parentesi abbiamo 8 più 12 che fa 20.
Poi meno 2 radice di 2 meno 12 radice di 2 fa meno 14 radice di 2. Tutto diviso meno 2. Poi di seguito abbiamo più il quadrato di radice di 14 fa 14, meno 2 alla seconda che fa 4, più il 9 va fuori dalla radice diventa 3 volte radice di 2, meno 5 volte radice di 2. Ok? Qui devo dividere tutti e due i primi termini della prima parentesi per meno 2, quindi 20 diviso meno 2 fa meno 10. Meno 14 radice di 2 diviso meno 2, meno diviso meno fa più, 14 diviso 2 fa 7 radice di 2. Poi abbiamo più 14 meno 4 più 3 radice di 2 meno 5 radice di 2. 14 meno 4 fa più 10, meno 10 fa 0, questi si cancellano tutti. Poi qui abbiamo il 7 radice di 2 più 3 radice di 2 che fa 10 volte radice di 2, meno 5 radice di 2 ci rimane più 5 volte radice di 2. Ok? Esercizio numero 9, semplificare questa espressione. Qui vediamo un attimo com'è fatta. Abbiamo una parentesi dove abbiamo due radicali con un'operazione di sottrazione tra di loro e poi diviso la radice di 1 su a alla quinta. Vabbè. Qui questo meno è fuori dalla radice. Cioè questa radice meno quest'altra. Non esistono leggi che permettono di scambiare la sottrazione con la radice, non commutano. Cioè c'è una legge che vi dice la radice del prodotto è il prodotto delle radici, oppure la radice del rapporto è il rapporto delle radici, ma la radice della somma o della differenza non è la somma o la differenza delle radici. Quindi non posso mettere questi due radicandi sotto la stessa radice. Sarebbe un grave errore. D'altro canto, se gli diamo un'occhiatina e sommiamo questi termini, visto che c'è un denominatore, possiamo scrivere la prima radice come, il denominatore comune è A, A per A fa A alla seconda, più 4A è più 4. Qui mi rendo conto che il numeratore è un prodotto notevole, il quadrato di A più 2. Meno, facciamo lo stesso anche nella seconda, qui viene A alla seconda più 2A più 1, questo è il quadrato di A più 1. E possiamo poi dividere, o meglio ancora, cambiamo la divisione di moltiplicazione e invertiamo il numeratore e il denominatore, quindi la radice di A alla quinta. Ok, quindi nella parentesi adesso posso scrivere che il numeratore della prima radice è a più 2 alla seconda fratto a, meno la seconda radice a più 1 alla seconda fratto a, per radice di a alla quinta. L'a più 2 e la meno 1 posso portarli fuori dalla radice, quindi mi rimane a più 2 dalla prima, mentre A rimane sotto radice, quindi radice di 1 fratto A, meno A più 1 radice di 1 fratto A. Qui adesso ho U radice di 1 su A, o se preferite U, 1 su radice di A, qui c'è una parentesi, attenzione, che è un fattore comune. Quindi posso raccoglierlo. E mi rimane dalla prima a più 2 e dalla seconda meno a più 1. Questo meno riguarda tutta questa parentesi, non solo a. Quindi dovrò cambiare il segno ad a, ma anche a 1.
Quindi dentro la parentesi grande adesso potrò scrivere, io ho 1 su A sotto radice, che viene A più 2 meno A meno 1. E qui A e meno A si semplificano. E 2 meno 1 fa 1. Poi ho radice di 1 su A per radice di A alla quinta fa radice di A alla quinta fratto A, cioè radice di A alla quarta. Ma questo 4 posso semplificarlo col 2 di radice, quindi mi rimane A alla seconda. Ultimo esercizio era una razionalizzazione. Razionalizza l'espressione 1 fratto radice di 2 più radice di 7. Qui ho la somma di due radici diverse. Per fare in modo che il denominatore non abbia più le radici, se ho l'espressione A più B, devo sfruttare il prodotto notevole somma per differenza. Perché? Perché in questo caso non ho più i doppi prodotti, quindi ho il quadrato del primo termine e il quadrato del secondo. È l'unico modo efficace per eliminare la radice. E ripeto, visto che qui ho una differenza, ho una somma, scusate, devo moltiplicare per la differenza. Cioè devo cambiare il segno tra le due espressioni, quindi moltiplico numeratore e denominatore per radice di 2 più radice di 7 fra... meno, scusate, non più ma meno, fratto radice di 2 meno radice di 7, per cui il numeratore diventa radice di 2 meno radice di 7, il denominatore è 2 meno 7, per gli amici meno 5. Siccome normalmente è antiestetico avere un segno meno al denominatore, moltiplico per meno sopra e sotto. E mi rimane meno radice di 2 più radice di 7 fratto 5, o se preferite ancora meglio radice di 7 meno radice di 2, quindi. Domande? No, allora mi fermo qui.